10 anni di Cello City, il festival unico nazionale dei violoncellisti in tutta Italia. Siamo qui con l'assessore. Sì, un decennale importante di un festival ormai che ha un rilievo internazionale, richiama qui personalità del mondo della musica italiana e internazionale, del panorama violoncellistico. Quest'anno ha un particolare significato perché è dedicato a Maestro Simoncini, decano e fautore della creazione di questa importantissima scuola violoncellistica d'Odigina, un programma veramente importantissimo con la presenza di violoncellisti di fama internazionale come Dindo, Soli, Morning, un programma vasto che incrocia anche l'identità della nostra città attraverso il coinvolgimento delle realtà commerciali, ovviamente del Conservatorio Venezia. L'Associazione Venezia è la promotrice appunto in questo festival, che è incardinato dentro il calendario degli eventi della città e che ci onora in questi lunghi dieci giorni di musica di grandissimo valore suonata per la città dai suoi musicisti, perché ci saranno molti studenti insieme appunto a musicisti di rilievo internazionale. Un grande orgoglio e vanto per tutti noi. Siamo qui con il direttore artistico Gerardo Felisatti e da lui vogliamo conoscere qualche chicca, qualche nome importante, nonché dei giovani che appunto sappiamo sono un corollario anche questo. Sì, esattamente. Allora, il festival presenta nomi di assoluto riferimento internazionale. Abbiamo l'apertura dell'evento, il 3 dell'intero festival, con il primo violoncello della Deutsche Oper di Berlino, che tra l'altro suona anche Bayreuth, e sarà la guida di un'intera orchestra fatta di violoncelli con ben due cori che ci accompagneranno, quindi un grande festeggiamento per il decennale. Tra i nomi che di certo devo menzionare, avremo il sabato 9 la presenza di Enrico Dindo, vincitore del Rostropovich, assolutamente un nome di riferimento anche lui internazionale, e concludiamo addirittura in bellezza con Giovanni Sollima, che ci propone un programma meraviglioso, anche lui decisamente non ha bisogno di presentazioni, essendo appunto uno dei nomi di assoluto riferimento. Appunto, spazio importante però anche ai giovani. Sì, i giovani sono il punto di riferimento di questo festival, nel senso che vogliamo che i giovani suonino, che siano coinvolti attivamente durante tutti gli eventi. Dunque avremo varie occasioni, abbiamo da cose più informali che comunque prevedono la presenza di artisti che suonano con loro, che registrano per le etichette più importanti come Deutsche Grammophon, come Decca, a eventi ad esempio che li vedono impegnati con Leonora Armellini, che è una dei premiati del concorso Chopin di Varsavia, per cui tante occasioni per loro di essere coinvolti, di crescere, di maturare, e speriamo di essere i violoncellisti del futuro altrettanto grandi.